Aprile, settima puntata di Cronache a domicilio, stiamo prendendo un po' gusto e vedo con noi anche i tanti che stanno avendo la cortesia di seguirci, di farci compagnia, ci facciamo compagnia a vicenda, insomma, in queste mattinate. Abbiamo già detto nei giorni scorsi che gran parte di noi sono costretti a stare a casa col telelavoro, chi è più fortunato e chi no, invece, si è proprio dovuto fermare. E naturalmente aspetta di capire quali misure di protezione lo Stato, la Regione e le altre istituzioni riusciranno a dargli prima di poter passare alle famose fasi 2, 3, 4. Noi, insomma, abbiamo cercato in questi giorni con alcuni ospiti particolarmente originali e anche interessanti che fin qui non avevamo sentito nel panorama del bombardamento di informazioni che abbiamo ricevuto in questo primo mese. Quasi di chiusura delle attività, di distanziamento sociale e tutto il resto, e anche oggi cerchiamo di dare un contributo ugualmente originale e utile, speriamo. Abbiamo due ospiti che ringraziamo naturalmente per averci dedicato una parte della loro mattinata, Cristina Cabras, che è docente di psicologia e di criminologia presso l'Università di Cagliari, oltre che direttrice del corso di tutti i corsi di laurea in psicologia. E poi abbiamo Francesco Cucca, che è un genetista dell'Università di Sassari, già componente già nel CNR ed è attuale componente del Comitato Tecnico Scientifico voluto dalla Regione Sardegna per contrastare, per le misure di contrasto a questa emergenza. Buongiorno a entrambi, innanzitutto. Buongiorno. Gian. Allora, Cristina, ci diamo del tu, qua siamo, insomma, non siamo in televisione, cerchiamo, insomma, di essere più sinceri e meno ipocriti e più onesti possibile come sempre. Ci diamo del tu come nel privato. Allora, mi fa piacere che tu sia con noi, anche perché, come sempre, ti seguo e seguo quando c'è qualche novità nell'ambito sociale, cerco anche il tuo ragionamento e il tuo punto di vista. E oggi l'emergenza è quella che conosciamo e ho visto che per questioni caratteriali, di convinzioni, per questioni anche scientifiche, che hai preso diverse posizioni recentemente. Una è senz'altro quella legata all'incertezza. Sentivo che ieri il professor Piaceri diceva la stessa cosa: non potete lasciarci in questa indeterminatezza, anche perché abbiamo bisogno di avere una speranza, di capire quanto i nostri sacrifici, quanto no, questo atteggiamento di collaborazione, che è doveroso, io credo, che abbiamo fin qui rispettato, per quanto tempo debba ancora andare avanti. E dall'altra, te lo chiedo anche per la scienza, e se è doveroso il distanziamento sociale, se è doveroso stare a casa sempre di più, dall'altra è stato messo in rilievo che ci sono dei grossi problemi perché non tutti hanno delle case spaziosissime e non tutti hanno dei contesti e degli ambiti familiari che consentano una convivenza, tra virgolette, armonica o che possa, insomma, dare la giusta dimensione a ognuna delle persone che si trova a convivere in quegli stessi spazi. Dunque, ti sollecito anzitutto su queste due questioni. Beh, intanto grazie per questo invito. Certo, questo è un periodo che sollecita numerose riflessioni, soprattutto per chi come me studia il comportamento umano, la psicologia sociale e quindi la modalità attraverso la quale si gestiscono anche situazioni di rischio come queste che stiamo vivendo oggi, situazioni di emergenza, che richiedono però, non perché lo dica io, Cristina Cabras, ma perché ci sono lavori scientifici a livello internazionale che questo dimostrano, appunto che richiedono una capacità di comunicare in maniera molto chiara e precisa le strategie che si stanno perseguendo per gestire queste situazioni di rischio. Così come è necessario, sempre perché lo dimostrano le ricerche empiriche di livello internazionale, che chi gestisce in maniera appunto in chi è in primo piano nella gestione delle situazioni di rischio, sia nelle condizioni di pianificare e soprattutto di utilizzare delle modalità comunicative che non stimolino ansia e incertezza
nelle persone, ma che invece rassicurino e diano degli step che possono ovviamente essere rivisti sulla base delle situazioni che si vengono a creare via via e che si modificano via via, ma che possono essere tranquillamente previste grazie a ciò che la scienza è in grado oggi di fare. Non si pretendono certezze o date fisse da rispettare, ma si pretende però che vi sia una pianificazione delle attività e così come evidentemente è stata fatta una pianificazione per stanziare dei fondi che servono per alleviare, non so fino a quando, appunto, le sofferenze di chi oggi si trova senza lavoro, si trova ad avere l'attività commerciale chiusa o si trova ad avere le aziende chiuse, così come sono stati previsti dei fondi, evidentemente con uno stanziamento che implica uno studio di fattibilità e di sostenibilità per un certo periodo di tempo. Allo stesso modo, trovo che sia più corretto per chi gestisce questa situazione di emergenza pianificare e dare delle guideline che permettano alle persone di organizzarsi. Invece, quello che vedo è che vi è una modalità che purtroppo, dal punto di vista della comunicazione e della psicologia sociale, conosciamo benissimo, e che è quella che mette le persone in condizioni down, cioè in condizioni di obbedienza. Talmente forte questa obbedienza che le persone, pur di obbedire, sono disposte ad accettare qualunque condizione, Tu anche dicevi, tu dicevi. condizioni che, evidentemente, dal punto di vista della Costituzione, a mio Non parere, ma insomma, a sono, parere non sono. anche di molti costituzionalisti, non sono certo così accettabili. Prima di parlare della questione della convivenza forzata, che comunque è un problema, nel frattempo cerchiamo di ristabilire il collegamento con Francesco Cucca, perché lo abbiamo perso evidentemente per una questione di connessione, ma si starà. Eccolo qua, lo vedo riapparire adesso. Dicevo, Cristina, però ti chiedo, poi magari nel secondo giro mi rispondi alla questione della convivenza. Adesso ti chiedo, dal punto di vista, diciamo così, tu hai detto dei processi sociali, tu studi i processi sociali, hai visto anche questa cosa che è molto criticata, cioè il proliferare degli sceriffi, cioè delle persone che ritengono di poter loro dire cosa puoi fare e cosa non puoi fare, addirittura di denuncia, e ci sono state molte amministrazioni che hanno addirittura assecondato e incitato a denunciare, a fare telefonate anonime. Insomma, mi sembra che da questo punto di vista forse non si sia pianificato bene questo aspetto. No, anche questo appunto è un processo sociale noto, nel senso che nel momento in cui viene data la possibilità alle persone di illudersi, di controllare, di poter controllare il comportamento altrui, ciascuno si sente in dovere di esercitare questa possibilità, perché evidentemente l'uso del potere è qualcosa che gratifica e soprattutto che spinge le persone ad andare sempre più in alto nell'esercizio di questo controllo, cosa che evidentemente anche nell'ambito della storia, diciamo, del secolo scorso, dovrebbe averci insegnato qualcosa, ma evidentemente non è stato sufficiente ad insegnare proprio un bel niente. Antonio, non ti sento più. Io ti sento, Cristi. Anche tu non. No. A te, Francesco, mi senti? Adesso sì, adesso ti sento. Dicevo, mentre Cristina concludeva, cercavo di introdurre anche te dicendo che tu hai un'esperienza vasta, pubblicazioni scientifiche internazionali sul DNA e tutta una serie di altre questioni che hanno valorizzato, che stanno valorizzando i tuoi studi e del gruppo di lavoro che con te al CNR ha collaborato per anni. Naturalmente insegni all'Università di Sassari e ora sei stato chiamato a far parte del Comitato Tecnico Scientifico che supporta la presidenza della Giunta regionale e la protezione civile regionale nelle misure che da Cagliari vengono studiate a supporto di quelle che sono adottate a Roma. Ma in questa prima fase ti chiedo, rispetto alle questioni che diceva Cristina, ci sono dei diritti da una parte e ci sono anche delle questioni di carattere sociale, che bisogna analizzare. Dunque, come riusciamo a stare insieme le due scienze?
Sicuramente è un problema di bilanciamento di diritti e anche diciamo di priorità, che non è mai così semplice. Però le cose che diceva Cristina chiaramente sono interessanti e sono, insomma, sicuramente pertinenti. Cioè, il problema in questo momento è che ci troviamo di fronte a una situazione unica, realmente. Probabilmente unica nella storia della nostra specie, non unica a memoria d'uomo, perché si sono verificate una serie di condizioni di tipo demografico, di densità di popolazione, di tipo inusuale, di densità di animali selvatici a contatto con l'uomo, quindi di possibilità di salto di specie che c'è stato e poi di una densità per cui si diffondesse. E poi per un esperimento perverso della natura si è creato questo virus che ha caratteristiche uniche in termini di diffusività, di letalità e così via. In questo momento è tecnicamente incurabile, cioè non esistono delle È una medicine. malattia al momento incurabile perché abbiamo fatto analisi noi, ma anche altri. Questo evento, diciamo, di passaggio da specie non umane all'uomo, il progenitore comune di tutti i virus che stanno circolando, è originato tra il 15 novembre e l'inizio di dicembre, quando c'è stato il primo caso. Quindi questo toglie qualunque tipo di argomenti a persone che pensano che è un virus che è stato, insomma, prodotto nel 2015. No, il virus è nato 4 mesi fa. Nella nostra specie. Diciamo, ad oggi ci sono più di 2 milioni di persone infette, 75.000 persone morte, insomma, con tutto mezzo mondo a casa. Okay? In Italia abbiamo una letalità del 12%, che significa che 12 di tutti gli infetti, almeno quelli che conosciamo, potrebbe esserci Questo è il una. problema anche che ti volevo dire, cioè ci sono anche degli studi che dicono o che presumono di dire che per ogni positivo effettivamente riscontrato noi possiamo avere almeno altri 10 o 12 asintomatici di cui non sappiamo nulla, addirittura anche sulle morti. No, Bergamo, sindaco di Gori l'altra sera diceva, beh, ufficialmente sono morte di coronavirus 215 persone nel mese di marzo, ma qua sono morte 600 persone in più dell'anno scorso, gli altri 400 di cosa sono morte? Sì, no, questo è chiaramente un tema molto importante, insomma. Sono degli aspetti da chiarire. Da un punto di vista pratico, dico che ci sono stati degli esperimenti, anche questi avvenuti in condizioni non pianificate, che ci consentono di dire qualcosa sugli asintomatici. Per esempio, c'è una nave Princess Cruise, dove c'erano tutti quanti. E dentro questa nave hanno fatto tutti i tamponi, quindi sappiamo da queste e da altre situazioni che in effetti ci sono degli asintomatici, sono prevalentemente oligosintomatici, cioè gente proprio senza sintomi, non è che ce ne sia così tanto. Okay? Ci sono i presintomatici, cioè quelli che sono nella fase di incubazione, che può durare, diciamo, sino a un certo termine, però insomma. Ci sono sicuramente in media 5 giorni in cui una persona, prima che sviluppi i sintomi, e poi ci sono proprio gli asintomatici, ma sono tra il 35% e il 18% in quello studio. In Islanda hanno visto che sono un po' di più, ma non certamente un rapporto 1 a 10. Chi dice queste cose non sa quello che dice, Ecco, questo è ok? importante. Non sa quello che dice Magari è perché. basato sulla statistica, è È meno molto sulla. semplice, con 10% degli infetti che se ne va in rianimazione si vede, e ci sono invece misure indirette, tipo il numero di morti, che ci indicano che il problema è più serio. Cioè il denominatore, certo che può aumentare un po', lo capiremo quando magari delimiteremo delle aree, faremo una caratterizzazione su tutti, ma rigorosa e senza Non bisogno di. empirica, in Non fretta. empirica e senza andare. Cioè,
Quello che dispiace in un momento come questo è l'esigenza di presenzialismo e di visibilità da parte di qualcuno, insomma. Ecco, su quello ci arrivo. No, allora, quindi, comunque, il problema degli assindi, cioè, è un problema grande, comunque si girino i numeri, c'è una misura oggettiva. Devo dire anche, parlando molto sinceramente, visto che siamo in tre, no, scherzo, ovviamente, che il mio, diciamo, che la questione fosse grave si sapeva, cioè, se uno guardava i dati dalla Cina, lo capiva che questa cosa, perché i cinesi, dopo un ritardo iniziale, hanno rilasciato dati a disposizione della comunità scientifica. Cioè, si sono trovati questo problema improvvisamente. Hanno sequenziato il virus, hanno rilasciato le sequenze, hanno messo su degli ospedali e hanno descritto clinicamente cosa succede. Sapevamo da loro che appunto questa quota di 10% che viene in terapia intensiva. Si prendeva, insomma. Mi fermo un attimo, Francesco, voglio tornare da Cristina, perché non abbiamo, ci siamo poi dilungati su altre vicende, non abbiamo visto invece la parte relativa alla convivenza forzata, anche questa è uno studio della socialità, cioè io non credo fosse mai accaduto, appunto da quando esistono test scientifici, un esperimento su così larga scala, di tanta gente costretta a stare a casa e di così poca gente in giro, e soprattutto con le dinamiche che noi conosciamo, anche diciamo con le esigenze della contemporaneità e anche con i mutati equilibri nelle famiglie e nella società. Dunque tutto questo apre un'altra prateria immensa di ragionamenti e di problemi da risolvere, immagino. Sì, devo dire è un momento molto fertile per la ricerca, perché si tratta di condizioni nuove, ma sperimentate prima, non perché le persone prima non stessero a casa, ma perché un conto è scegliere di lavorare a casa, per esempio, e quindi di trascorrere qualche giorno alla settimana in lavoro agile, smart working, o non so come lo vogliamo chiamare, in telelavoro, forse è il termine più corretto. Altro è essere obbligati a vivere questa condizione, anche perché gli spazi che noi abbiamo a disposizione nelle nostre case non sono spazi funzionali ad attività lavorative, così come non sono spazi funzionali ad attività come quelle scolastiche, perché un conto è studiare a casa e fare i compiti, altro è assistere alle lezioni da casa. E ovviamente qua entra in ballo tutto un discorso che è legato appunto alla percezione dello spazio, alla divisione dello spazio, all'interazione nell'ambito di uno spazio che non sempre è sufficiente per il numero di persone che devono contemporaneamente studiare, lavorare, giocare, fare tutto ciò che appartiene alla vita che in genere veniva trascorsa fuori di casa e che invece ci si ritrova a vivere all'interno delle mura domestiche, oltre a ciò che normalmente e quindi in modo abitudinario veniva e viene ovviamente svolto all'interno delle mura domestiche, quindi guardare la televisione insieme, mangiare, chiacchierare e quindi raccontarsi qualcosa che appartiene all'esperienza della giornata. Tutta questa condizione è una condizione nuova che, diciamo, per chi vive in famiglie, tra virgolette, sane, cioè famiglie che all'interno delle quali ci sono dinamiche relazionali positive, e all'interno delle quali ci sono risorse anche economiche sufficienti, evidentemente queste condizioni possono essere superate con più facilità e possono essere affrontate con più positività. Altro è invece la situazione nella quale si trovano a vivere persone che non hanno spazi sufficienti, che dal punto di vista economico hanno delle difficoltà, che vivono condizioni di stress molto elevato, determinato appunto dalla perdita del lavoro, dall'assenza di serenità sul piano psicologico e in più dal fatto che devono condividere spazi molto ristretti
Sappiamo bene che dal punto di vista psicologico, più è ristretto lo spazio, più aumenta l'aggressività e dunque sono molto più a rischio le interazioni violente tra le persone. E quindi penso, per esempio, a situazioni di maltrattamento in famiglia che possono essere più frequenti in questo periodo, o di violenza contro le donne, visto che domani è l'8 marzo, quindi... no, scusate, domani l'8 aprile, l'8 marzo, però insomma siamo in una situazione... Da questo punto di vista volevo interagire con te dicendo che però mi è sembrato, sia dal punto di vista statale che dal punto di vista regionale, anche di molti comuni, che ci sia stata una certa prontezza di riflessi nelle istituzioni o nella possibilità di rendere fruibili gli sportelli, anche l'università mi sembra che abbia fatto qualcosa per rendere fruibili gli sportelli dove anche anonimamente, come si poteva fare quando si poteva uscire tranquillamente, ci si può rivolgere per avere un supporto o anche per chiedere aiuto in condizioni di necessità. Credo che almeno questo possa essere, insomma, una delle poche cose di cui possiamo dare atto alle istituzioni a ogni livello. Sì, questo sicuramente è stato colto come rischio aggiuntivo, oltre a quelli che ovviamente viviamo per la nostra salute in questo periodo, e ci sono state delle buone risposte anche dal punto di vista della diffusione dell'informazione, perché vedo che appunto la stampa ha reagito bene rispetto a questo, diffondendo subito numeri telefonici e dando anche suggerimenti, no, su quali fossero i momenti più opportuni per segnalare certe situazioni di difficoltà che si possono vivere all'interno delle famiglie. Però diciamo... Fermo un attimo per tornare da Francesco su un'altra questione che mi è apparsa adesso in sovraimpressione sullo schermo che io sto seguendo mentre parlo con voi. Mi è apparso uno studio, anzi un report rilasciato dall'Istituto Superiore di Sanità, che però è fermo a 2 o 3 giorni fa, secondo me, che riguarda la Sardegna, e i dati non sono aggiornati, parla di 600 contagi, mentre noi siamo arrivati a certificati a circa 922, mi pare, ieri notte. Però, Francesco, l'Istituto Superiore di Sanità li differenzia per fasce d'età, e vedo che in controtendenza rispetto a quello che mi pare di capire a livello nazionale, la fascia che è più colpita in Sardegna a livello di positivi è quella composta tra i 50 e i 59 anni. Poi ci sono dai 59 ai 69, poi anche dai 40 ai 49. Gli anziani sono circa il 12-15%, questo mi pare di capire. Sì, non è molto diversa neanche in Italia, 63 la media, poi chiaramente... Non è vero che sono gli anziani... No, l'infezione colpisce, diciamo, una certa fascia d'età, poi le conseguenze serie sono soprattutto sugli anziani. È una malattia tipica dell'immunosenescenza, che è una condizione per cui avanti negli anni si risponde meno ai patogeni. In questo caso... questa cosa è clamorosamente vera, perché chiaramente è un patogeno nuovo per la nostra specie. Non è previsto che una 70 anni incontri per la prima volta un patogeno. Per questo, diciamo, la capacità del sistema immunitario di reagire è un problema di memoria immunologica normalmente. Qui è un problema che è quello che normalmente succede tra i 2 e i 6 anni, o che tra l'anno e i 6 anni, di trovare nuovi patogeni. Tutti quanti ci passiamo. Avviene invece in qualunque punto della vita, e quindi ci sono una serie di problemi, è quello di cui ci siamo occupati negli ultimi 5 anni, noi, tra parentesi, lo studio dell'immunosenescenza. Abbiamo sequenziato migliaia di virus e così via, in un progetto europeo, non lo dico, diciamo, in senso autoreferenziale, lo dico anche per tranquillizzare le persone, su tutta una serie di cose, in un progetto della comunità europea che coordinavo io, che aveva l'Università di Oxford e di Cambridge e altri colleghi, insomma, dentro. Quindi non ci sorprende per niente questa cosa qui. Purtroppo qualcuno, per esempio Bill Gates, che secondo me dice spesso cose molto intelligenti, e certe cose le aveva anticipate, l'ho sentito con le mie orecchie qualche anno fa, durante un meeting della Società Americana di Genetica, era ospite Bill Gates e aveva detto alcune cose che, insomma, lasciano molto... E poi ritroviamo, insomma, ritroviamo anche in queste ore. Ecco, prima di tornare da Cristina, mi è arrivata un'altra sollecitazione adesso attraverso un messaggio, e dunque voglio coinvolgerla su un'altra questione che è particolarmente importante.
Sempre a te, Francesco, volevo chiedere questo. Dal punto di vista, cioè, abbiamo sentito quali sono i problemi, quali sono le questioni legate. C'è un problema economico e lo conosciamo. Cioè, molte attività si sono fermate, molte persone sono rimaste senza reddito e molte persone vedono a rischio il proprio futuro. E questa è una. Dall'altra c'è una questione di convivenza, c'è una questione di mancanza di spazi e di libertà, c'è tutto quello al quale ci eravamo abituati, cioè io la mattina mi sveglio e decido io cosa fare, se voglio uscire, se voglio andare a correre, se voglio andare al bar o se voglio fare colazione a casa. Sono tutte cose che diamo per scontate, ma che adesso rivalutiamo perché ci mancano. Come quando si dice l'aria che respiriamo, nessuno ci pensa mai perché è una cosa automatica, ce ne accorgiamo quando inizia a mancarci. No? È così in questo momento. Però c'è un però grande quanto una casa, che è questo, cioè tu di prima dicevi non c'è una cura in questo momento. Qual è la ratio? La vogliamo rispiegare, perché forse anche questa la diamo per scontata. Cioè, qual è la ratio del provvedimento di chiusura, di distanziamento sociale, del restate a casa? Cioè, perché le autorità politiche e sanitarie stanno puntando su questo? E perché anche quelle che avevano puntato su altre, sull'immunità di gregge, sulla libertà, sulle cose, hanno dovuto poi fare un passo indietro. Non voglio fare esempi perché sarebbe di cattivo gusto, anche per le difficoltà personali che qualcuno sta attraversando in questo momento. Sì, sostanzialmente è una malattia che ha delle caratteristiche uniche, cioè in termini di diffusività. In media una persona infettata ne infetta 2.2. L'influenza, per dare dei termini di raffronto, ne infetta 1.2-1.3. Quindi ciascun infettato diventa un fattore moltiplicativo. Il virus è persistente nelle superfici. Diciamo, riesce a lunga gittata. Stiamo parlando, ci sono studi che dicono anche un po' oltre i 2 metri di cui si parla. Ha delle caratteristiche per cui anche, diciamo, non solo con lo starnuto, ma semplicemente in ambienti chiusi permane come aerosol anche attraverso il semplice parlare e così via. Se questo individuo infettato poi è una figura a contatto con molte persone, per esempio un medico, questo fattore moltiplicativo di 2.2 può diventare 20, 30 e così via. Per questo è importante anche l'aspetto ospedaliero. Da un punto di vista generale, sono state dette cose sbagliate, purtroppo, dall'Istituto Superiore di Sanità, per esempio, sull'uso delle mascherine. Le mascherine sono fondamentali, ok? Non c'è nessuna evidenza scientifica, non c'è nessun epidemiologo serio al mondo, nessuno, che su questo non dica le stesse cose. Lo stiamo dicendo da 2 mesi. Io per una serie di motivi ero molto interessato a questa cosa, ero spaventato, perché avevo e quando è uscito un articolo di Carlo Verdelli su Repubblica, Qualcuno parli al paese, che forse qualcuno ha letto, in cui si parlava di isterismo, isteria collettiva, di virus a bassa letalità, eccetera. Come un matto ho scritto una lettera, ho chiesto amici, datemi il contatto, ho scritto un documento in cui parlava lui della logica dei numeri. La logica dei numeri era sta chiara, stiamo parlando del 3 marzo, ok? In cui c'era scritto tutto quello che poi è successo. Non me l'hanno pubblicato su Repubblica. E in particolare il discorso delle, che cosa fare, il discorso delle mascherine, e poi vengo al distanziamento sociale, il discorso delle mascherine è molto utile perché soprattutto in chiave di prevenire la trasmissione. Siccome sappiamo che c'è una quota di persone che sono poi la sorgente principale di trasmissione, sono le famiglie e sono le persone che sono inconsapevolmente portatori del virus. Ecco, su questo, siccome non lo sappiamo, se mettiamo le mascherine a tutti, preveniamo la trasmissione da parte di questi, perché non ce l'hanno scritto in fronte, sono infettati. E su questo la letteratura scientifica dice che sono estremamente efficaci anche le mascherine chirurgiche. Quindi il distanziamento sociale è legato al fatto che siccome era difficile mettere su questa infrastruttura d'amblè, per esempio ci sono problemi di approvvigionamento, adesso in particolare ora dove il mercato è saturato dalle richieste degli Stati Uniti, dove avranno un problema, e si sapeva anche questo, prima che avessero un singolo caso, tutti,
tra di noi dicevamo, quando arriva negli Stati Uniti sarà un disastro per il loro sistema sanitario per tanti motivi. Era opinione stracondivisa, quindi da questo punto di vista il provvedimento più razionale era quello innanzitutto di prendere dei provvedimenti duri da tutti i punti di vista per i motivi che ha sottolineato benissimo Cristina, perché tutte le nostre vite sono sospese. È un mondo alla rovescia da un certo punto di vista, cioè stiamo vivendo una situazione nuova con tutta una serie di problematiche che sicuramente hanno un impatto grande sulle nostre vite. Però ti faccio una domanda molto specifica, cioè tu oggi dici con le misure attuali il tasso di letalità è del 12%. Io ho sentito dire, tuoi colleghi e anche persone che insieme al dottor Borrelli ogni sera fanno quella conferenza stampa alle 18 in cui vengono snocciolati i numeri, senza le misure di distanziamento sociale si sarebbe verificato un picco di contagio così diffuso, il sistema sanitario non sarebbe stato in grado di reggere l'impatto di tutti quelli che hanno necessità di un respiratore, tutti quelli che hanno necessità di una terapia intensiva, e dunque il tasso di mortalità sarebbe forse triplicato, quadruplicato, tanto che hanno cominciato a parlare di 40.000 vite salvate. Allora, è giusto questo? Sì, Anthony, dunque voglio fare una precisazione tecnica. La letalità è una percentuale di morti per infettati, quello è. Il numero totale di morti aumenta in funzione del numero di infettati, assumendo lo stesso tasso di letalità. Quindi il tasso di letalità è estremamente alto, e al di là del fatto che la popolazione anziana e così via, insomma, le spiegazioni che vengono date, che ne facciamo meglio la diagnosi, sempre in chiave un po' autoreferenziale, indica un problema, altri problemi, cioè può indicare. E il fatto che la necessità, per esempio il sistema sanitario, che probabilmente non riesce ad affrontare questa emergenza, da un punto di vista, diciamo, della tua domanda iniziale, sto parlando a livello nazionale, sto parlando di certe aree, Bergamo e così via, da un punto di vista, perché il problema è molto acuto in Lombardia, per esempio, da un punto di vista del distanziamento sociale, è chiaro che se non ci fossero state queste misure, il numero degli infettati sarebbe stato molto più alto. Essendo il tasso di mortalità quello, avremmo avuto un problema ancora più critico della saturazione dei posti a disposizione in terapia intensiva. Lo sappiamo che circa 10-5%, dipende dalla realtà, hanno bisogno di assistenza respiratoria. Ed era scritto in quella lettera a Verdelli questa cosa. Esattamente questo, quando c'erano probabilmente 80 casi in tutta Italia. Cioè, il problema è perché era un elemento che era stato messo già in evidenza, questo qui, che chiaramente, date le percentuali di individui con malattia seria e che richiedevano assistenza respiratoria, era fondamentale, e dati i numeri di posti in terapia intensiva in Italia, era un problema matematico. Se quel numero andava oltre la possibilità di dare assistenza, e quando si arrivava a saturazione di quella possibilità, ci sarebbe stato un tasso di letalità molto alto. Ti fermo un attimo, Francesco, torno da Cristina, proprio per rispondere a una sollecitazione che mi è arrivata con un discorso privato. Noi non possiamo dare date, nessuno di noi, chi si mette a dare date oggi è come leggere i fondi del caffè, perché ci spiegavano ieri di nuovo, per l'ennesima volta, che le decisioni sulle due dipenderanno dall'andamento della curva. Dunque io sto contravvenendo a quello che chiedeva Cristina nel suo primo collegamento, io vorrei invece una prospettiva, vorrei una data. Allora io provo a ribaltare, seguendo questo suggerimento, l'impostazione che tu hai dato. Ma se noi, invece che una data, avessimo già chiare le modalità con le quali noi gradualmente torniamo alla vita, tra virgolette, normale, riusciremmo ugualmente a soddisfare quel bisogno di cui dicevi all'inizio? Lo spiego meglio, cioè se qualcuno mi dicesse la prima cosa che noi faremo quando la situazione ci permetterà sarà quello di autorizzare la riapertura dei negozi che oggi sono chiusi.
la seconda cosa sarà quella che non lo so che altro. Ecco, se ci fosse un cronoprogramma di questo tipo più chiaro, Cristina, quel bisogno di cui tu parlavi sarebbe soddisfatto, oppure c'è proprio una necessità di capire temporalmente quando la situazione potrà tornare alla normalità? No, allora io vorrei che non ci fossero fraintendimenti su questo, nel senso che le persone hanno bisogno di avere una situazione pianificata. Ciò non significa che è necessario dare date certe, perché qua di certezze non ce ne sono, quindi questo deve essere chiaro. È necessario però evitare di dare comunicazioni in cui c'è qualcuno che parla di una data 13 aprile, qualcun altro che invece parla di 15 maggio. Bisogna evitare di sollecitare ansia nelle persone dicendo non so che cosa succederà, non so che cosa faremo. Queste sono le cose che bisogna evitare, questa è l'incertezza. E a questo punto è molto meglio la strategia che ha usato il nostro presidente della regione nel dire sarà la Sardegna è chiusa fino al 31 di luglio, ok? Perché almeno sappiamo che fino al 31 di luglio, che non è ovviamente una data certa, è una data appunto, potrebbe ovviamente essere modificata questa data sulla base di quello che succederà, sulla base dell'andamento dei contagi in Sardegna, tutte cose che ovviamente non sono io che studio psicologia sociale a dover definire. Mi sembra che il collega dell'Università di Sassari abbia già dato indicazioni in questo senso, ma è necessario dare indicazioni pianificate, cioè fare in modo che le persone sappiano quale strategia si sta perseguendo, che tipo di obiettivo si vuole ottenere e che cosa gli viene richiesto di fare. Non si possono dare indicazioni incerte come quelle che attualmente il Presidente del Consiglio e chi gli gira attorno sta utilizzando, perché questo è assolutamente inaccettabile, nel senso che non è una comunicazione in situazioni di rischio efficace. Crea soltanto dipendenza, cosa che evidentemente in questo periodo è molto interessante per i vertici e per chi deve gestire il potere, crea abitudine alla sottomissione, questo un ulteriore elemento che dal mio punto di vista non è certo positivo, e crea tutta una serie di situazioni che sono molto simili a quelli che da criminologa studio come effetti di prigionizzazione, cioè quando le persone vengono private della libertà, e la nostra condizione non è molto dissimile da una situazione che è quella vissuta da persone che vivono la privazione della libertà per altri motivi, cioè legati alla commissione di reati. Gli effetti di prigionizzazione sono molto simili a quelli che noi stiamo vivendo quotidianamente, e cioè aumento dell'ansia, deresponsabilizzazione, perché non possiamo decidere niente da soli se non quello che accade dentro le nostre mura domestiche, perché il resto è deciso da altri, con sanzioni che sono sempre più elevate, con controlli che sono sempre più elevati, malgrado la situazione evidentemente stia prendendo una piega positiva. Cioè anche stamattina sento alcune informazioni in un telegiornale in cui si dice c'è un calo dei contagi, siamo arrivati al plateau, però in realtà non bisogna mollare la guardia, anzi ci sono 4.000 controlli. Prego. Cioè, sono delle comunicazioni paradossali. Tutto qua. E comunque, insomma, giusto per ritornare anche alla sollecitazione di prima, il discorso degli effetti di prigionizzazione è anche soprattutto legato, per esempio, ad un disorientamento temporale. Tu stesso all'inizio di questa chiacchierata ti sei chiesto, oggi è martedì, così come io mentre facevo l'intervento prima, ho detto tra poco è l'8 marzo, quando in realtà è l'8 aprile domani. Quindi, cioè, come vedete, c'è un disorientamento temporale tipico delle situazioni di prigionizzazione, che sono le situazioni vissute dai detenuti in carcere. Un attimo, poi tornate a Francesco, il chiarimento sul numero dei contagi, credo che tu volessi dare in questa fase, no? Insomma, se chiedo a Francesco, sì. Non sento Francesco. Sì. Diciamo, la premessa è che siamo in una situazione nuova, che siamo in una situazione che non è gradita da nessuno, ed è una situazione estremamente difficile, che richiede scelte, alcune sicuramente dolorose per tutti. Allora, la situazione è che dobbiamo innanzitutto affrontare l'emergenza in questo momento.
dobbiamo avere un'idea che è una super emergenza, in qualche caso drammatica, e che ci sono delle metriche, al di là delle curve che la gente riporta, ci sono delle metriche epidemiologiche che ci consentono di capire in che momento dell'epidemia stanno, con precisione. Purtroppo non vi posso girare, non posso mettere in condivisione un foglio Excel, però la misura, diciamo, più attendibile è il numero con cui gli infetti si stanno duplicando, se si stanno duplicando ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, ogni 4 giorni e così via. Questo tipo di misura di crescita esponenziale, che non è intuitivo, però in questo caso non è una crescita così, è una crescita in cui si duplica il numero di malati e si può duplicare da un giorno all'altro, si può duplicare invece successivamente. In Italia siamo partiti che si duplicavano ogni 2 giorni, perché non c'erano sanzioni. Poi si è passato intorno a 3 giorni e questa situazione rimaneva stabile. Il 9 marzo ci sono state le sanzioni e con latenza, a un certo punto, ogni 2 giorni abbiamo fatto uno scalino. Attualmente si stanno duplicando ogni 13 giorni. Ok, in Sardegna per fortuna c'erano le sanzioni, quindi il numero dei casi era molto basso il 9 marzo, e attualmente siamo in una situazione simile, ogni 12 giorni si duplica il numero di malati. In Cina, dove hanno avuto 35 casi in tutta la Cina l'altro giorno, si duplica ogni 50 giorni. Ok, quindi noi sappiamo, siccome gli scalini di duplicazione avvengono ogni 2 giorni, che ci vogliono 2 mesi e mezzo per arrivare dove è la Cina. Poi uno decide che cosa è e cosa non è. Fermati un attimo. Allora, sì. Mi dicono, ma i contagi stanno diminuendo. Sta diminuendo il numero di persone che sono attualmente contagiate. Non voglio spiegarlo per chi ci ascolta, sì, in maniera giornalistica. Certo. Quando voi la sera sentite il dottor Borrelli che vi snocciola i numeri, lui parte dicendo, oggi ci sono 1900 persone contagiate in più, ma non sono i nuovi contagi. I 1900 contagiati in più sono depurati, cioè sono il numero netto rispetto al numero dei contagiati del giorno prima, al netto dei guariti e dei morti. Ma i nuovi contagiati ancora ieri erano 4.300. Perciò noi, dal contagio zero, siamo lontanissimi. E siccome tutti dicono che poi servono 2 settimane dopo il contagio zero per rendere un po' così la situazione, cioè, mi pare di capire che questo entusiasmo o questa... No, ma non, perché non, diciamo, siamo un posto, Anthony, siamo un posto dove siamo tutti allenatori della nazionale di calcio, capisci? Adesso siamo tutti virologi, esperti di epidemiologia, di tutte queste cose qui, cioè, ripeto, ci sono delle metriche molto chiare. Poi dal 6 marzo si sono ridotti in Italia il numero dei contagiati, ma non è quello che dobbiamo avere. Non è quello l'aspetto che... E tra l'altro, quindi, nella visione, cioè abbiamo una super emergenza, cioè abbiamo l'uscita dall'emergenza verso una nuova normalità. Per un certo periodo questa nuova normalità non sarà la normalità antecedente. E anche qui non è che dobbiamo aspettare per vedere, lo vediamo cosa sta succedendo in Cina, cosa sta succedendo in Corea, che ci sono dei casi di ritorno, che quando riparte è partito da un individuo 4 mesi fa. Succedere di nuovo tutto. 1.200.000, 1.400.000, vi dico esattamente quanto sono ad ora, insomma, però stiamo parlando di 1.5 milioni di persone infettate in 4 mesi. Con 10% di questi che finiscono in rianimazione. Oh, da questo punto di vista, scusa che completo il ragionamento, abbiamo dati di 100 anni fa che ci dicono anche cosa succede con queste cose. La spagnola, ci sono degli studi fatti in quell'epoca che ci mostrano che, per esempio, certe città come Filadelfia hanno applicato le stesse misure di contenimento sociale negli Stati Uniti. Ma altre città che non le hanno applicate così in maniera stretta, per esempio St. Louis, per esempio altri posti, hanno avuto tutta una serie di casi importanti di ritorno di picco. Quindi adesso, da un punto di vista, per non dare solo messaggi in chiave allarmistica, non siamo disarmati, ok? Adesso dobbiamo contenere... Devo farti un'ultima domanda, perché poi sta per finire il tempo che abbiamo a disposizione, ma questa è importante, anche perché anche su questo siamo bombardati recentemente. Ho visto che nei discorsi ha risposto anche il presidente della regione. Cioè, la fonte è un virologo veneto che, dicevano anche ieri a Report, ha fatto molto bene il suo lavoro, cioè Crisanti, dottor Crisanti. Cioè,
ha, diciamo così, ha fatto test, ha fatto punto, punto, ok, ha fatto dei test. Noi mettiamo, e lo vorrei proprio confrontare con Crisanti, che conosco tra l'altro. Darti la parola, sì, però sì. Volevo dire questo. Sì, sì. Lombardia e Veneto sono affiancate, ieri sul report ci facevano vedere come due strategie diverse, sarà una casualità, sarà una questione di non so cosa, hanno portato due risultati diversi, perché pare che Crisanti e la Regione Veneto abbiano seguito un po' il protocollo Corea, cioè tamponi mirati, tamponi molto diffusi, cioè molto numerosi e mirati a tutte le persone che erano entrate in contatto con gli infetti. Sempre da Crisanti arriva la proposta che ci riguarda, cioè lui dice, siccome la provincia di Oristano e di Cagliari, le due province, sono quelle che sembrano avere minor penetrazione del contagio, io penso che quando sarà il momento, lì sarà il caso di fare la sperimentazione. L'opinione pubblica sarda si è divisa in due, dice no, noi non vogliamo fare le cavie per nessuno, e gli altri dicono vabbè, vediamo se ne può parlare. Dunque, su entrambe le cose vorrei sentire la tua opinione. Allora, devo fare un po' di sforzi per non dire le cose in un certo modo, insomma. Allora, siccome faccio questi sforzi, dico che Crisanti non sa quello che dice. Sulla Sardegna o sulla questione No, sulla questione della Sardegna in generale, perché ragionare in termini di aree metropolitane, di province, significa semplicemente non aver capito cosa vuol dire crescita esponenziale. Una persona, 4 mesi fa, 1,5 milioni ora, ok? Se uno vuol fare questo ragionamento in un'isola di 24.000 chilometri quadrati, può andare su YouTube e vedere cosa dice a chi fa questi discorsi negli Stati Uniti per gli stati americani Bill Gates, perché vede cosa dice. Allora, quindi il problema è che da un punto di vista per l'uscita dall'emergenza sono necessarie una serie di condizioni. Dobbiamo creare una infrastruttura o rinforzare un'infrastruttura per fare dei test diretti, cosiddetti tamponi, che è il materiale di provenienza, e per fare dei test indiretti, e deve essere un'infrastruttura di analisi allo stato dell'arte. In Sardegna, su questi dati ad alto flusso, eccetera, abbiamo molta più esperienza di chiunque in Italia, ok? Perché siamo abituati ad analizzare decine di migliaia di individui con le stesse metodiche per altre cose. Questa infrastruttura va creata, ci serve per mappare la situazione e ci serve, deve essere affiancata da un sistema di tracciabilità dei contatti, anche questo allo stato dell'arte, perché dobbiamo spezzare all'inizio la catena di diffusione e poi dobbiamo fare tutta una serie di altre misure di controllo che queste cose avvengano. Queste misure ci servono per la gestione dell'emergenza e ci serviranno per la gestione della nuova normalità. Senza questa infrastruttura, che ripeto, deve essere allo stato dell'arte e sarà allo stato dell'arte, perché ci sono le competenze per farla allo stato dell'arte. E dove stato dell'arte non è Veneto, stato dell'arte è il resto del mondo. Noi a questo punto faremo dei ragionamenti. Quindi gli stessi strumenti che ci servono in questo momento per cercare di affrontare il problema ora, saranno poi importanti per ovviamente gestirlo in un futuro, con tutta una serie di problemi che non sono banali, di come ti puoi aprire, di quanto ti puoi aprire. Io posso avere degli scenari in testa che non, per cercare di appunto di consentire una certa mobilità, ma al tempo stesso non essere in una situazione in cui ti tossisce una fianca in un aereo e tu non pensi di stare 3 giorni a casa, pensi di avere il 10% di finire in rianimazione. Ecco, ci sono questi temi che non sono temi semplici. Però ovviamente ci sono tante persone nel mondo, cioè noi siamo anche una specie intelligente se ci mettiamo, l'abbiamo dimostrato in 200.000 anni, siamo una specie intelligente in genere. Quindi da questo punto di vista dobbiamo cercare di tener conto che ci sono delle persone molto intelligenti, con delle grandi esperienze, che hanno deciso di azzerare qualunque interesse avessero, accademico, commerciale, si sono messi pancia a terra a lavorare per cercare di riprendere a avere quegli interessi, di riprendere a vivere normalmente, tutti insieme. E che quindi io sono ottimista che per esempio dei nuovi farmaci salteranno fuori, perché conosco direttamente chi ci sta lavorando e vi assicuro che sono persone che sono orgoglioso di appartenere alla stessa specie di questa persona. Francesco, per riassumere giornalisticamente, perché poi abbiamo pochissimi minuti, certo, per chiudere, devo ricoinvolgere Cristina,
Tu dici, Crisanti non sa quel che dice quando propone di ripartire dalla Sardegna senza che ci sia prima tutti, senza che ci siano prima tutti i passaggi che sono necessari, ma non mi hai risposto invece sulla questione. E anche sulle aree, sulle macro aree, sì, non sì. Si può ragionare i temi macro in un'isola, allora, non siamo collegati. Sulla questione iniziale del Veneto rispetto alla Lombardia, se quella strategia dei tamponi diffusi e mirati, come sembrano dire le evidenze dei numeri, sia stata invece efficace. Era una delle cose che si proponevano 2 mesi fa, questa, di fare tamponi diffusi e non solo asintomatici. Quindi non è neanche quella, è stata applicata e bisogna capire poi, creare un'infrastruttura non solo per ripeto, sono valutazioni che si faranno nel lungo termine su tutta una serie di cose. Bisogna capire che si sta affrontando un problema attuale, che bisogna affrontare con gli strumenti ideali, che è necessario essere inclusivi e prendere il meglio di chiunque, che tutti devono essere responsabilizzati, ma con l'obiettivo anche di creare degli strumenti che ci consenta di vivere in relativa sicurezza la nuova normalità, che non sarà uguale a quella precedente. Grazie, torno fra un attimo da te, devo chiedere un'ultima cosa anche a Cristina, ringraziandola per essere riuscita a ricollegarsi con noi. Non abbiamo parlato di una cosa fondamentale, non so se sia la tua materia, se anche questo riguardi la tua materia di studio, ma certamente comunque c'entra qualcosa. I bambini, si è parlato tantissimo della socialità tolta ai bambini, mi sta mancando la scuola, comunque il contatto quotidiano con i compagni e le modalità insomma, sulle quali si sta insieme, sulle quali si impegna, anche si impara probabilmente a stare in società. In genere io ho sempre pensato che un bambino, oltre che quello che naturalmente impara a casa, impara a stare in società con quello che vede a scuola, o magari si fa degli sport di squadra anche nella convivenza, no? Con i compagni di squadra. E la seconda cosa, appunto, non so davvero se qualcuno stia studiando il fatto di cosa stiano pensando loro, i più piccoli, specialmente, che si erano abituati a un altro mondo e che oggi invece si trovano in questa situazione, tra virgolette, che è completamente cambiata. Beh, dobbiamo tener conto del fatto che i processi di socializzazione sono determinanti per lo sviluppo dei bambini e delle bambine. E in questo momento i processi di socializzazione sono praticamente annullati, perché i bambini e le bambine crescono anche attraverso il confronto con i pari, e oggi questa condizione non è presente nella loro vita, è stata mutilata totalmente. Si tratta di una condizione grave, ci saranno ovviamente degli studi su questo, anche se attualmente non è semplice acquisire campioni di bambini e bambine, perché in genere noi facciamo queste ricerche appoggiandoci alle scuole, e con autorizzazioni che ovviamente prevedono una disponibilità da parte dei genitori e delle insegnanti, una dichiarazione appunto sul piano appunto della correttezza del metodo e anche sul piano etico insomma della ricerca che stiamo svolgendo, ma appunto oggi è praticamente impossibile riuscire ad accedere a questi campioni. Non so quando questi studi potranno essere realizzati. Sta di fatto che i bambini e le bambine soffrono particolarmente di questa condizione. È vero che i genitori possono essere molto attenti nei loro riguardi e possono stimolarli un po' di più rispetto a quanto non accadesse in passato, ma penso per esempio a bambini e bambine che non hanno fratelli o sorelle con cui interagire, che non possono interagire neanche con i bambini e le bambine che abitano al piano di sopra nello stesso condominio. Un altro dei problemi che dovremo affrontare. Grazie Cristina, per il momento io credo che ci sarà occasione per sentirci di nuovo. Chiedo un'ultimissima cosa a Francesco, ma abbiamo veramente un minuto e mezzo prima di chiudere, salutare entrambi. È importante dire davvero, da qui al 13 sono in vigore le attuali prescrizioni. Dunque c'è Pasqua, c'è Pasquetta, sappiamo bene, noi tre siamo sardi e tutti e tre conosciamo le modalità con le quali noi siamo stati abituati e con le quali abbiamo bisogno anche di vivere i momenti di festa. Ci sono stati moltiplicati gli appelli perché si resista ancora
per Ponte Pasquale, e poi arriverà presumibilmente anche ulteriori restrizioni anche il successivo ponte il 25 aprile, 1 maggio. Cosa possiamo dire per quelli che stanno guardando in diretta e per quelli che ci guarderanno poi registrata, perché sia efficace far capire il perché è importante, non solo per se stessi, ma perché l'intera operazione vada bene, professor Cucca? Io grazie Antonio, grazie Cristina per gli spunti interessantissimi. Io penso che non dobbiamo veramente abbassare la guardia in questo momento, perché l'evidenza ci indica con grande chiarezza che non siamo arrivati a un punto in cui sarà possibile farlo, siamo lontani da questo punto, che qui c'è un bene, un valore supremo, che purtroppo le nostre vite sicuramente sono sospese, ma non c'è niente di più importante della nostra salute e di quella dei nostri cari e della nostra comunità e dell'umanità in generale. E che è evidente che abbassare la guardia, parlare di prove di normalità, eccetera, eccetera, è veramente pericoloso, non in termini astratti, ma per la nostra personale salute, che nel momento in cui la situazione dovesse andare fuori controllo per comportamenti imprudenti, avremo problemi, se avremo bisogno della rianimazione, anche per altri problemi che non siano l'infezione, perché non troveremo un posto in rianimazione. E questo vi prego di credere che questa situazione, come si sta vedendo adesso per esempio negli Stati Uniti, come diciamo hanno visto nel Regno Unito, insomma, è veramente un aspetto che non riguarda solo noi. Quindi anche se chiaramente abbiamo tutta una serie di sconvolgimenti nelle nostre vite, anche se questa è un qualcosa di doloroso e che ha tutta una serie di rischi che sono stati evidenziati molto bene da Cristina, che condivido, dobbiamo cercare di utilizzare il tempo per costruire tutto quello che ci consentirà di affrontare, diciamo, con più sicurezza questo ingresso nella nuova normalità. Devo purtroppo fermarmi qui, abbiamo un'ora praticamente volata, perché è stato veramente, abbiamo affrontato tante cose importanti, e con due persone come voi siete veramente delle eccellenze, che quando si dice sono le nostre università, si criticano, io ho tante eccellenze come voi. E a voi soprattutto mi rivolgo e mi sono rivolto spesso nella mia attività giornalistica per avere dei punti di riferimento e per aiutare soprattutto i lettori e gli ascoltatori a capire meglio quello che ci attraversa. Dunque vi devo ringraziare ancora una volta per la vostra disponibilità e competenza. Spero che il tempo di emergenza non sia così lungo, ma ho sospetto che sarà sufficientemente lungo perché sia necessario anche risentirci nel corso delle prossime settimane. Dunque grazie Francesco, grazie Cristina, buon lavoro. Grazie. Grazie.